questo linguaggio che riflette sulle varie tematiche legate al linguaggio cinematografico. Il primo lavoro era Golem, che rifletteva sul concetto di montaggio e soprattutto sul concetto di superficie, ovvero ho cercato con questo lavoro di superare la superficie tradizionale cinematografica, quindi utilizzare l'inquadratura, lo schermo come se fosse una tela, dove sovrapporre vari strati, videoscrittura, colori, immagini e quindi realizzare un'immagine più complessa, come ho detto prima, legata alle superfici. Il secondo lavoro era piano sequenza, che invece rifletteva in senso opposto sul linguaggio cinematografico, ovvero cercava di studiare il tempo all'interno dell'inquadratura. Quindi anche realizzando un film senza nessun montaggio, ho cercato di realizzare un montaggio interno dato dai movimenti di camera e soprattutto dai vari spostamenti dei personaggi. Hans, il terzo lavoro che conclude la trilogia, invece riflette sul tema della pazzia. La pazzia diventa un espediente per unire i vari linguaggi che ho utilizzato nei due precedenti film. Quindi c'è un connubio forse fra il linguaggio cinematografico e le teorie legate alla pazzia. In che senso? Nel senso che grazie all'utilizzo di questo tema particolare io sono riuscito, giustificando a livello di sceneggiatura, a mischiare ciò che era reale e ciò che era sogno, quindi avere una libertà totale dal punto di vista espressivo. Allora, la ricerca sul linguaggio che ho fatto con Golem e con Piano Sequenza è sfociata in Hans quella che io chiamo l'inquadratura emozionale, ovvero un'inquadratura che permetta allo spettatore di provare una determinata sensazione senza aver bisogno di un espediente drammaturgico per arrivare a creare questa situazione. Un esempio: se io voglio far provare allo spettatore paura, non creo una situazione di sceneggiatura dove c'è un colpo di scena oppure un evento particolare, ma cerco con la semplice inquadratura a fare un'inquadratura che suscita all'interno dello spettatore questo sentimento, ad esempio la paura. Dal punto di vista dell'uso del suono, Hans ha una ricerca che anche lì è partita con il piano sequenza con Golem, che spero che in Hans sia arrivata comunque a un livello più maturo, ovvero ho cercato con l'utilizzo del suono, in particolare con la vocalità degli attori, di fare un discorso sulla fonè, ovvero depotenziare ogni contenuto all'interno della frase e dare la prevalenza al suono, quindi all'uso del suono, quindi alla cadenza, per creare una specie di stato di ipnosi che poi si legava benissimo al film. Questa specie di stato di ipnosi praticamente distrae lo spettatore dai contenuti espressi dall'attore, ma lo fa entrare in uno stato di oblio che gli permette di recepire meglio la situazione che sta accadendo. La cosa particolare di utilizzare la fonè come elemento principale della mia poetica legata al suono è stata una cosa abbastanza complicata con gli attori. Infatti gli attori, nel recitare in questo modo cadenzato, quasi fra virgolette assente, neutro, hanno trovato molti problemi, perché realizzare questo tipo di linguaggio voleva dire vivere in un mondo che funzionasse con regole differenti da quelli della quotidianità. Quindi io gli ho chiesto assolutamente di fidarsi del mio disegno globale e gli ho detto che non era importante che per loro questa recitazione sembrasse reale, ma era importante a livello del contesto, a livello di questo mondo creato, perché poi Hans è un mondo creato con le proprie regole, quindi non si possono usare le regole appartenenti al mondo esterno, al mondo quotidiano, al mondo reale, per giudicare l'emisfero di Hans, ma bisogna capire le regole che muovono questo meccanismo, ovvero cioè, tutto deve sembrare artificiale per sembrare più vero. Quindi ogni movimento, ogni cosa doveva essere studiata, ripensata, in modo da rendere una realtà altra, cioè quasi un meccanismo mentale. Quindi per questo, apparentemente, per la persona che sta fuori da questo mondo, diventa difficile apprendere questi nuovi meccanismi. Sicuramente il mercato italiano, oggi come oggi, non ha più la cosiddetta mancanza di autori. Secondo me ci sono molti bravi registi, molte persone che comunque riescono a esprimere con pochissimi mezzi tante idee importanti, quindi secondo me non c'è più la carenza di autori. Forse la carenza che si sta verificando, e che secondo me si verificava anche prima, è sicuramente quella delle persone che non investono più nel cinema. Quindi un esempio potrebbero essere i distributori, che comunque non hanno più interesse a investire nel cinema come aiuto
culturale alla società, ma investono unicamente nel cinema soltanto come industria, quindi il cinema è inteso come luogo dove si può investire e guadagnare. Anzi, il mio consiglio per il cinema italiano è quello di, per i giovani autori, è quello di farsi tutte le cose da soli, ovvero cercare con piccoli mezzi di portare avanti le loro idee, poi distribuirle e soprattutto controllare il mercato che sta intorno al suo film. Ovvero, cioè, se un film di un certo tipo viene buttato sul mercato in modo sbagliato, questo film perde la sua valenza culturale. Quindi secondo me un film realizzato da un giovane autore deve essere curato in ogni sua fase, quindi dalla distribuzione alla produzione e anche alle pubbliche relazioni. Quindi io vedo il futuro del cinema italiano più legato ai registi indipendenti che si producono i propri film, che se li distribuiscono e che curano l'immagine dietro i loro film, più che al cinema industriale legato alle major, che secondo me è un cinema destinato pian piano a diluirsi all'interno del mercato del DVD o all'interno del mercato televisivo, perché credo che la cosa che porti adesso lo spettatore al cinema è proprio l'evento legato alla proiezione, quindi ci deve essere un ritorno al cinema inteso come evento, quindi come quasi evento teatrale, dove c'è la presenza del regista, la presenza degli attori, dove lo spettatore può venire, vedere il film che altrimenti potrebbe vedere tranquillamente a casa, però venire a contatto con i motivi per i quali quella persona ha realizzato quel film. Quindi bisognerebbe tornare a un cinema assolutamente individuale, un cinema che esprime la personalità dell'autore che lo fa e non un cinema che va incontro ai gusti del pubblico.